Sì, e, dicevo, alcuni giornali catalani pensano che potrebbe il Barça B essere ripescato, ma lì veramente c'è una questione che le squadre che sono retrocesse, forse il Numancia, che è la quart'ultima, penso che forse abbia più il diritto di rimanere, eventualmente, se ci sarà questo scenario, poi vedremo quello che succede. Dopo, appunto, in seconda divisione ci sono anche grosse polemiche, perché in teoria il Fuenlabrada potrebbe optare per le posizioni alte della classifica, mentre il Deportivo La Coruña, che sono gli avversari, rischiano la retrocessione. Quindi, sai, è una situazione molto particolare quella della seconda divisione. Max, il rischio della retrocessione è dovuto al fatto che danno come comportamento doloso esattamente quello del Fuenlabrada. Esattamente, la federazione ha aperto un espediente, in spagnolo, in italiano, insomma, un, adesso non mi viene la parola in italiano, comunque si è capito esattamente. Sì, un fascicolo. Esatto, e oltretutto leggevo oggi sul País che sta intervenendo direttamente al Ministero dello Sport del governo Sanchez, proprio per vederci più chiaro possibile, per punire coloro che sono arrivati a questo punto, insomma, cioè ad arrivare a nascondere la positività di un giocatore e ad arrivare direttamente nello stadio del Depor a Riazor, dove poi se ne sono accorti misurando la febbre, ovviamente. Stavo guardando proprio adesso la classifica, il Fuenlabrada con una partita in meno a 60 punti ed è praticamente a un punto dal playoff. Sì. La parte bassa della classifica, Numancia è quart'ultimo, lo dà come retrocesso, ma il Deportivo potrebbe salvarsi perché ha 48 punti ai danni del Ponferradina. Così, per questo è nato un disastro. Esattamente. Perché il Fuenlabrada la vuole giocare a tutti i costi la partita, perché potrebbe ambire ai posti alti. Il Deportivo, avere la partita, come si dice, annullata, diciamo, gli comporterebbe addirittura la retrocessione senza giocare e senza aver colpa. Se gli danno lo 0-3, il Fuenlabrada dice: no, ma noi siamo qui lo stesso per i problemi. E poi vincerebbero, si salverebbe il Deportivo grazie a uno 0-3 o 0-2, quello che è, grazie alla vittoria per Forfè, che non è proprio il sistema migliore per mandare giù l'altra squadra. Praticamente la Liga Smart Bank lì ha dei grossi guai e delle grosse gatte da pelare. Esattamente, saremo a vedere quello che potrà accadere. Allora, oggi la portata di la prima pagina di Sport, scusate, dell'Esportiu, oltre a mettere Leo Messi e parlare della Champions, parlava anche un po' di una specie di fallimento della maggioranza delle sezioni professionistiche del Barça di questo anno, dalla mancata vittoria della Liga per la prima squadra di football, abbiamo detto la mancata salita del Barça B in seconda, dalla mancata all'ultimo vittoria del Barça Basket nella finale della Liga Endesa, alla sospensione del campionato del football sala, e quindi il Barça era secondo e non ha vinto il campionato. Diciamo che gli unici trofei portati a casa sono quelli del football, del balonmano e dell'hockey su prato. A questo punto, e del calcio femminile, esattamente, bravo a ricordarlo. A questo punto, Maurizio, secondo te solo la Champions della prima squadra può salvare la stagione globale anche delle sezioni, o secondo te è stata fallimentare, come un po' insinua l'Esportivo? Fallimentare è
uso sempre, cioè, io non conosco così bene lo spagnolo per, nemmeno il catalano per misurare le parole. Fallimentare mi sembra una parola molto grossa. Mm-hmm. Diciamo che ci sono stati diversi errori e si poteva fare meglio su diversi aspetti. È chiaro che la Champions ha sicuramente avrebbe un grosso potere taumaturgico su tutto l'ambiente. E secondo me si parte non male per un semplice motivo, cioè passando il ammesso di passare il turno con il Napoli, poi, dopodiché noi giocheremo sempre da sfavoriti contro chiunque. E questo secondo me non è una cosa negativa, perché notate un po' in questo post-Covid la partita che abbiamo giocato, l'unica vera grande partita che abbiamo giocato, quando abbiamo giocato a Valencia contro il Villarreal, dove eravamo sfavoriti perché il Villarreal veniva da uno filotto di partite eccellenti, aveva vinto mi sembra 5 partite su 6, dico numeri a caso, e tutti pensavano che avremmo preso una grandissima paga, invece abbiamo giocato forse la miglior partita degli ultimi 3 mesi. Eh sì, direi proprio di sì. Sì, in effetti è un po' troppo, è abbastanza esagerato. Comunque, voglio dire, si aspettava molto specialmente dopo l'eliminazione del Real Madrid dalla squadra di Pesic, e probabilmente si aspettava molto dalla prima squadra sulla Liga, vedendo quello che era il Real Madrid. Poi ma sai cos'è, Max? Che mi vengono in mente le parole di tanti nostri tifosi, forse pseudo tifosi, che l'anno scorso e 2 anni fa si lamentavano che vincevamo solo la Liga e la Coppa del Re. Forse quest'anno hanno capito che comunque era meglio vincere la Liga e la Coppa del Re che non vincere nulla. Indubbiamente, questo io e Sergio l'abbiamo sempre detto da questi microfoni, perché tornare indietro in momenti orribili in cui si usciva ai 16esimi, ai 32esimi di Coppa di Spagna contro squadre al limite del professionismo di seconda B tante volte in piena estate, insomma, non è bello arrivare a giocarsi l'accesso in Champions all'ultimo minuto contro il Valencia. E ci arriva Rivaldo con una rovesciata, con un gol stupendo. È bello stare, io ve lo confesso, è stato bello vivere quelle emozioni, ma io avrei preferito arrivare in Champions con molta tranquillità, magari secondo, terzo, primo, non quarto, giocandomela fino all'ultimo minuto contro il Valencia. Quindi voglio dire, una situazione non vorremmo mai tornare in quella situazione, e per questo che abbiamo sempre detto e festeggiato con tanto emozione e fervore le lighe passate, le coppe di Spagna passate. Purtroppo la nuova generazione è stata abituata male, cioè, certo, bene nel male. Abbiamo una tendenza quasi italica nel Barça allo psicodramma, cioè ogni cosa viene amplificata di 100, cioè una sconfitta mentre per altri è una sconfitta e basta, per noi è una sconfitta elevata a 100. Vero, è questo che poi alla fine rende anche un po' l'ambiente difficile da gestire. Io quello che trovo giusto nell'articolo dell'Esportio è che se si giudica la stagione del Barça calcio è disastrosa dal punto di vista della gestione, questo è veramente stata disastrosa. Per il resto no, non la trovo così drammaticamente disastrosa, voglio dire, non siamo arrivati a ricordiamoci benissimo quello che sono stati le varate che abbiamo dovuto subire in 10 partite post lockdown, e poi ci ragioniamo sopra, voglio dire. È chiaro che forse eravamo una squadra talmente superiore che saremmo dovuti anche passare sopra quello, però purtroppo, come abbiamo già detto in altre occasioni, non tutti gli anni puoi vincere il campionato con 15 punti di vantaggio. Sì, vero. No, dopo dell'articolo dell'Esportivo, io non l'ho letto, ok.
ma io ho sempre la paura di questi attacchi verso le sezioni. Sempre più voci dicono che le sezioni sono inutili, che le sezioni di qua, che le sezioni di là. Non vorrei che sia l'ennesimo attacco per dire: guardate, se non ci sono più le sezioni, abbiamo i soldi per ambire in un'altra maniera il gioco del calcio. Spero di no. Scusami Sergio, se la dico alla francese, ma è una cretinata di proporzioni inaudite chi la pensa in questo modo, perché comunque proprio la società era particolare nella sua diversificazione degli sport. Prima, no? Già, il fatto di pensare soltanto al calcio è veramente una limitazione italica, voglio dire, no? Senza nessuna ragione. Ma io l'ho buttata lì così adesso, questa cosa, perché se ci ricordiamo, negli anni scorsi anche qualche candidato l'aveva buttata là, purtroppo. Io devo dire, ecco, io poi sarei molto curioso poi di vedere un candidato che si presenta nel programma quello di cancellare le sezioni, cancellare la fondazione e tutto. Vorrei vedere. Hai ragione, Maurizio, però Sandro Roussel, perché è colui che ha fatto questa intervista nelle settimane passate, le varie interviste presentando il suo libro, ex presidente, dicendo questa frase abbastanza forte, che le sezioni non servono più a niente, che bisogna cambiare e andare verso un club solo calcistico, però ovviamente non si candida e non lo farà dire al candidato che sosterrà. Il pericolo è che se vince il candidato che lo sostiene potrebbe farlo. Io ho veramente molti dubbi, perché noi abbiamo un sistema democratico che questa cosa deve passare per, probabilmente non vorrei sbagliarmi, addirittura per un referendum, se non in un'assemblea dei soci. E l'assemblea dei soci non la farà mai passare. Insomma, io penso, ne parlavamo con Sergio questa settimana, io penso che la assemblea, non ricordo se fu stata l'ultima o la penultima, quella che ha bocciato il cambio dello scudo del Barça, scudo, sì. Credo che fosse la penultima. La penultima. Credo che abbia fatto legislazione, cioè che un'assemblea dei soci non è sui temi, sui valori e sui temi che reggono il Barça, non si fanno condizionare, perché lì noi abbiamo visto come era nata la storia, cioè la Nike già aveva fatto le maglie, sì, con il logo nuovo, la giunta direttiva l'aveva già presentato, questa, certo. E ecco perché questa settimana con Sergio utilizzavamo questo termine diciamo tecnico legislativo. Cioè la giunta direttiva che va cercando lo sponsor per fare i lavori del Camp Nou non lo può trovare, perché lo sponsor dice: ok, io ti do i soldi, ma quello stadio si chiama Allianz Arena. Il Barça, la giunta direttiva non si può assumere questa responsabilità, perché lo decide l'assemblea dei soci, e l'assemblea dei soci dice no. E quindi, anche perché per questo Bartomeu, per vincere il referendum, ha usato dei meccanismi politici elettorali, cioè ha dato il nome al progetto No Camp Nou. Maurizio, chi è che mette questa vagonata di milioni di euro per fare rimodellare lo stadio e avere lo stesso trattamento che ha oggi Rakuten, per esempio, con uno striscione nello stadio? Ma sì, certo. Questo è Però sai, sicuro, la cosa che mi fa male è che lo scrive la stampa. Certo, adesso questa bravissimo, è una delle bravissimo. Vabbè, bravissimo. Però se diciamo che scrive la stampa, che scrive una cosa che non è vero, però questa volta purtroppo dobbiamo dire che tante sessioni hanno fracassato, che dobbiamo dire che no.
Vabbè, però questo non significa, no, questo non significa che quello che deve essere utilizzato per